Per realizzare i propri sogni ci vuole tenacia e Gian Claudio Semeraro ne è l'esempio. L'allenatore fasanese è riuscito a donare alla sua BS Soccer un campo a 11, pronto per accogliere le urla di sportivi e tifosi. L'inaugurazione si è svolta ieri 17 luglio con una leggenda del calcio italiano e mondiale, Alessandro Del Piero. A volere la presenza del campione è stata l'imprenditrice Laura De Mola, storica juventina. L'evento è stato riservato solo ai tesserati e alla stampa. Il momento più atteso è stata la partita dell'ex attaccante della Juventus con gli allievi della scuola, classe 2005. Al grido «c'è solo un capitano», i ragazzi si sono fatti valere in campo e hanno sfruttato al meglio l'occasione unica. Capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! Prima di cambiarsi e indossare la divisa numero 10 della BS Soccer, Alessandro Del Piero ha concesso una breve intervista ai giornalisti. È molto piacere vedere questo tipo di organizzazioni che promuovono lo sport, no? In questo momento anche in modo particolare. Penso che al di là del calcio sia lo sport sia da promuovere in tutti i sensi, perché ci aiuta a stare un po' meglio, no? La vittoria degli azzurri in un certo qual modo ha creato un altro grande entusiasmo qui in Italia, no? Io credo che l'entusiasmo in Italia sia sempre esistito per il calcio in principal modo, ovviamente perché è lo sport che è più praticato, ma anche in generale per quello che lo sport porta, la competizione, al confronto, all'educazione anche, no? Al gioire, al soffrire, l'esempio che poi ha dato la nazionale, che l'ha portato non solo sul campo ma anche a trionfare, è stato eccezionale, quindi ha dato indubbiamente tanta felicità nell'ultimo mese, ma non solo, anche oggi penso che almeno noi che pratichiamo tra virgolette calcio siamo un po' più contenti, no? Dopo questi risultati ce ne appropriamo un po' anche noi, perché è stato bellissimo seguire le geste di questi ragazzi, dello staff e di tutta la nazionale italiana. Quando la vedremo in panchina? Ma non lo so, non lo so proprio, non è una domanda di priorità adesso per me, è un momento che si pensa a tante cose, anche a questo, ma è ancora lontano, penso. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Francesco Zaccaria, che ha sottolineato l'importanza della giornata non solo per la BS Soccer, ma anche per Fasano. Sindaco, oggi è una giornata molto importante per lo sport qui a Fasano. È una giornata molto importante perché oggi, inaugurando questa Arena degli Ulivi, si tributa il giusto riconoscimento alla famiglia Semeraro, a Gian Claudio, che sin da piccolo ha maturato questa passione per lo sport, giovane atleta, ha sempre investito nella formazione dei più piccoli, inaugurando una scuola calcio molto importante per il nostro territorio, e oggi grazie alla sua passione, ai sacrifici, all'impegno che ci ha messo è stata possibile inaugurare questa struttura. Una struttura che nasce in un contesto sportivo, di strutture sportive, perché qui alle spalle sta sorgendo il palazzetto dello sport, c'è la piscina, quindi un contesto che diventerà un quartiere dello sport per la nostra città. All'inaugurazione hanno presenziato anche Vito Tisci, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, l'onorevole Dattis e gli assessori comunali Gianluca Cisternino e Giuseppe Galeota. Oggi è il giorno dell'inaugurazione di questo campo per la BS Soccer Fasano. E quale emozione provi in un evento così importante? Allora, io sono felicissima perché oggi abbiamo realizzato il sogno di tanti bambini, uno perché finalmente hanno una struttura dedicata completamente a loro, quindi alla società, quindi alla BS Soccer Team, e due perché hanno toccato con mano un vero e proprio campione che ha fatto la storia del calcio italiano, a quale Alex Del Piero. Io sono felicissima e mi sono tantissimo emozionata perché non è stato facile portarlo a Fasano, e il fatto di esserci riusciti, secondo me, è l'emblema di questa bellissima giornata.